Sport Stereo con Alberto Belfiore. Ciao Cesare, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ebbene, prima di entrare nel dibattito della partita contro lo Ibonese, chiamiamo Carmine Esposito. Se mi chiami Carmine Esposito, regia. Bene, caro Alberto, mentre tu telefona a Carmine Esposito, con la Vibonese un disastro vero e proprio, il solito mancato approccio quando siamo andati in campo. In effetti il primo tempo è stato disastroso e ha compromesso la partita. Il secondo tempo la squadra ha cercato, ma la partita poi è andata. Pronto? Carmine Esposito, buonasera, Radio Notte Stereo. Ciao, buonasera a voi, grazie dell'invito. Purtroppo io ti telefono sempre quando l'Avellino ha perso, questa è la seconda volta che sei in nostra compagnia. Comunque, ecco, io con te oggi vorrei parlare soprattutto di playoff. L'Avellino, dopo il disastro di Vibo Valentia, rischia anche la seconda piazza, ai danni del Catanzaro. Tu lo sai che ci sono gli incroci con il girone A, con il girone B. Secondo te le squadre Certo. del girone B o quelle del girone A sono più forti del nostro Avellino? Ma secondo me forse tecnicamente sono un po' più difficili da affrontare, un po' più difficili da affrontare, però penso che comunque chiunque venga a giocare al sud, poi soprattutto ad Avellino, venderà caro la pelle sicuramente, però penso che quelle squadre del sud arriveranno fino alla fine. Però, mentre negli altri gironi c'è un certo equilibrio, nel girone dell'Avellino, insomma, sia l'Avellino, sia il Bari, sia il Catanzaro hanno toppato molti appuntamenti importanti. Quando si toppano gli appuntamenti importanti è preoccupante per un playoff dove una partita, insomma, può essere decisiva. No, ma comunque l'Avellino può avere la scusante di aver fatto veramente un qualcosa di eccezionale dall'inizio fino a domenica prima. Sai, un calo di tensione, perché poi ho sentito l'intervista di Braia, che è giustamente arrabbiato, ma è comunque normale ed è umano comunque sbagliare una partita. Però bisogna fare attenzione perché, come dici tu, c'è il Catanzaro che viaggia a mille. E la seconda posizione è troppo importante. Senti Carmine, per quello che riguarda il Covid, adesso la cosa più importante è anche blindare lo spogliatoio, perché se nel periodo Covid capitasse, insomma, dei casi nello spogliatoio, per qualunque squadra sarebbe la fine. Ah, certo, adesso bisogna fare veramente attenzione. Io se fossi in società e tutto, blinderei tutto, non li manderei neanche a casa, perché comunque alla fine Un ritiro. un ritiro. Io userei un termine sacrificio, che poi non è un sacrificio per un calciatore, però adesso è troppo importante non cadere nel Covid, perché vorrebbe dire veramente buttare via un'annata. Su quello che riguarda il Covid, purtroppo la Lega, anche lei, molte volte ha avuto le sue responsabilità. Quando l'Avellino ha giocato a Monopoli, c'erano ben 14 calciatori del Monopoli con il Covid, quindi probabilmente qualcuno anche in campo. Infatti dopo Monopoli sono riapparsi tre casi negli spogliatoi. Anche la Lega deve fare più attenzione. Scusami, ho sentito poco la domanda. Dicevo che anche la Mi sento Lega deve troppo lento. fare più attenzione. Ha fatto giocare partite dove c'erano 14 giocatori con il Covid, come quella di Monopoli Avellino. Ah, certo, ma io guarda, io sto seguendo anche attualmente, sono un po' ridicoli secondo me, perché non si capisce, io non capisco niente, sinceramente, cosa sta succedendo, perché adesso hanno fermato anche i campionati di Serie B, quindi per cosa poi che non si riesce a capire. Infatti. L'Empoli ha avuto prima della sosta, ha avuto 9 col Covid e non hanno fermato niente. Adesso per 2 o 3 giocatori, ma mi sembra che lo fanno tanto per fare, a casaccio. Ad Empoli c'è anche il nostro Fabiano Parisi. Sì, sta Bel facendo molto calciatore bene quel davvero. ragazzo. Sì, sta facendo molto bene, molto bene. Sono contento che comunque venga dalla scuola di Avellino. Ha fatto un bel salto, però speriamo di non, tra virgolette, di non rincontrarlo. Vuol dire che l'Avellino va su e l'Empoli va su.
Qualcuno tempo fa ha detto che insomma c'è un calcio che somiglia a quello spagnolo, Fabiano Parisi, il modo di pareggiare, il modo di portare la palla, che ne pensi? È un giocatore molto, molto interessante, a me piace moltissimo, anche perché l'ho, tra virgolette, l'ho seguito anche prima di andare a Empoli, perché comunque siamo in tanti che comunque facciamo gli osservatori per l'Empoli, quindi un giocatore molto interessante. Noi lo rimpiangiamo e lo salutiamo. In studio con me c'è Alberto Belfiore, presidente di una squadra dilettantistica, la SD Bellizzi. Signor Belfiore, vuole fare una domanda a Carmine Esposito. Sicuramente lei avrà cantato qualche volta Carmine Esposito. Sì, non canto perché sono stonato. Un saluto al grande Carmine Esposito. E volevo proprio chiedere a Carmine Esposito quante volte gli viene in mente quella canzone che la Sud cantava e faceva tremare lo stadio. Innanzitutto buonasera e grazie del complimento. Quello mi accompagnerà sempre per tutta la vita, perché comunque alla fine io sono cresciuto con quel coro lì, con quelle finte lì, e praticamente mi sono consacrato dopo Caserta, mi sono consacrato ad Avellino. E noi qui ad Avellino sicuramente non solo ricordiamo quel coro, ma tutte le bellissime giocate sia in casa che fuori casa che Carmine Esposito ha regalato all'Avellino. E come dissi l'altra volta, c'era un altro ospite che adesso non ricordo, Mario Pica, ecco, tutti quelli che passano qui da Avellino poi lo si sente nel tono della voce, che sono legati e amano questa terra, così come questa terra e questa tifoseria ama chiunque ha indossato in modo glorioso la casacca dell'Avellino. Ma quello è sicuro, perché comunque io penso che Avellino, come tante piazze importanti, veramente attacca la maglia sulla pelle. Io poi a Avellino sono legato in modo particolare, perché quando andai via da Avellino andai a Reggio Emilia in curva con i ragazzi a salutarli, per me è stata un'emozione unica. Anzi, comunque, poi mi piacerebbe, non vedo l'ora che finisca, per tornare a farmi un bel salto in curva, magari a salutare i tuoi ex tifosi. Ma quello sicuro e volentieri. Che forse ex non sono mai stati, perché comunque sei rimasto nei nostri cuori. Quindi quando una persona rimane, certo, nei cuori, non è mai un ex. E noi perciò ti abbiamo chiamato di nuovo e con piacere. Grazie mille. Io sono sempre orgoglioso di rispondere ad Avellino. Ora lavori con l'Empoli e alleni? Sì. Le giovanili? Sì, sto facendo le giovanili e niente, vivo a Bologna. Tra un po' c'è un progetto interessante all'estero. Vediamo. Bene, l'Empoli è una società che sta dando esempio. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo di averci dato questo onore e ti auguro un buon allenamento. Grazie Carmine mille, buonasera da Radio Monte Stereo. Grazie a tutti e forza Avellino. Ciao, grazie. Sempre forza Lupi. Ciao. Ebbene, ringraziamo ancora una volta Carmine Esposito. Salutiamo Concetta Biondi, Simona Ursuoli, Maria Rita Tosi, Antonio Comella, Alessandro Testa, Dora Bordone, Maria Donatiello, che saluta anche il Presidente. Saluta la Presidente. Ritorniamo, Maria Donatiello, un binomio, Maria Donatiello, Alberto Belfiore, per quello che riguarda la SD Bellizzi, oltre al lavoro. Iniziato tutto, non l'anno fa, ero io l'allenatore, si iniziò insomma solo con delle speranze, nessuna certezza, un gruppo di ragazzi che voleva crescere e la cosa è cresciuta e questo ci fa piacere. Ma quali sono i problemi oggi veri e propri, Alberto Belfiore? Si rischia anche di non giocare l'anno prossimo? Purtroppo l'incognita c'è ancora. Esposito parlava di problemi in Serie B, problemi in Serie C, figuriamoci un attimo nei campionati dilettantistici, che hanno avuto un inizio, cioè la Serie D sta andando avanti ed è cominciata da più di una settimana, da più di 15 giorni, l'eccellenza. L'eccellenza a cui hanno dato un valore nazionale proprio per darle la possibilità di ripartire. Non tutte le squadre sono ripartite, parecchie hanno deciso di fermarsi, non ci saranno retrocessioni ma solo promozioni e quindi le retrocessioni dalla Serie D. Il problema qual è? C'è un punto interrogativo per l'anno prossimo, però i punti interrogativi vanno sconfitti soltanto con l'ottimismo. E noi comunque nel nostro piccolo, noi del Bellizzi, insieme alla Presidentessa che saluto ancora, certamente stiamo programmando il futuro.
non ci faremo trovare impreparati e non possiamo permetterci sicuramente un altro anno di stop, quindi cercheremo in ogni modo di tornare in campo. In quale categoria e in che modo vedremo, ma il Bellizzi sicuramente l'anno prossimo ci sarà, così come ci sarà Cesare Ventre, non se lo dico in diretta, riconfermato per il settore giovanile. Ti ringrazio della riconferma in diretta, anche se qualcuno mi dava per esonerato, però no. Andiamo avanti. Ora parliamo dell'Avellino, poi ritorniamo sul Bellizzi e sul calcio dilettantistico. Dunque, il Catanzaro, l'ho detto anche Carmine Esposito, a questo punto fa paura, perché l'Avellino, tranne la vittoria con il Bari, nelle ultime 6 giornate non ha mai brillato. Quindi adesso arriva il Teramo. Il Teramo è un avversario ostico, va preso con le molle. Questa è una stagione atipica, perché veniamo, la Serie C veniva comunque da un anno circa di fermo, e guarda, un anno di fermo per i calciatori è una cosa nuova. E anche a livello fisico i calciatori, se ci fai caso, l'Avellino, ma come tutte le altre squadre, è come un'onda, vanno in forma, scendono, vanno in forma, scendono. In questo momento l'Avellino non è in forma, però attenzione, potrebbe anche essere perché hanno fatto un richiamo di preparazione, non ce lo dimentichiamo, dobbiamo affrontare i playoff, che è un altro campionato, è tutto diverso, perché andremo a affrontare squadre del girone, nel girone A, nel girone B, come dicevi tu. E l'unica cosa su cui non sono d'accordo con Carmine Esposito, è quando ha detto chi viene a giocare al sud. Non avendo spettatori, questo sì, si è annullato. È relativo. È molto relativo, se non addirittura annullato. Sono partite di calcio. Ma secondo te possiamo dire la nostra nei playoff? O non abbiamo quel carattere, perché molte volte insomma abbiamo sbagliato l'approccio? Ma se ci fai caso, spesso e volentieri l'approccio l'abbiamo sbagliato proprio in quelle partite dove pensavamo che potesse essere presa sotto gamba, infatti è stata presa sotto gamba. Io credo che i ragazzi, ma soprattutto perché abbiamo un allenatore che non fa passare nulla di improvvisato, affronteranno i playoff, però come hai detto tu, la condizione fisica e l'assenza di positività al Covid sarà molto importante per qualsiasi squadra che affronterà i playoff. Il fatto che quando mancano Carriero, oppure come l'altra volta, manca Carriero, manca Tito, l'Avellino non è più l'Avellino. E questa è la cosa che mi preoccupa, a dire la verità, caro Alberto. Ma questo succede un po' a tutte le squadre che non hanno una rosa competitiva al massimo. Appunto. Vedi Ternana ogni qualvolta non ha giocato un giocatore, ne avevano minimo altri due che potevano entrare ed era allo stesso livello. Noi, se Carriero non gioca, si vede la differenza, perché non abbiamo un altro Carriero da poter mettere in campo, così come qualche altro giocatore. Quindi una squadra ne risente tantissimo da questo punto di vista, salvo che poi un Carriero, per esempio, è tornato dopo il Covid, ma nessuno se n'è accorto, correva ancora di più di prima. A proposito, oggi Santaniello ha sostenuto le visite mediche e stava benissimo, quindi altra notizia incoraggiante. Con Carriero, Tito in campo e anche Santaniello, di sicuro con il Teramo sarà un'altra partita. Sarà un'altra partita, anche perché dobbiamo fare il match point per il secondo posto, per poi concentrarci per i playoff, perché facendo il secondo posto e soprattutto facendo la migliore seconda dei 3 gironi, questo è un altro obiettivo a cui dobbiamo cercare di arrivare, significa che la seconda partita di qualsiasi partita playoff la facciamo sempre in casa, la faremo sempre in casa, quindi è importantissimo. È vero che gli spettatori non ci sono, però un minimo di fattore campo è sempre comunque positivo. Che ne pensi di isolare il gruppo causa Covid? Per mettersi al riparo, creare questa da campionato si dice la bolla, creare una bolla in modo da perché al 100% non riesce a isolare e determinare il non contagio, però se cerchi di limitarlo quanto più possibile hai fatto quello che devi fare per evitarlo. Anche perché noi giochiamo il 28 maggio, sì, se non mi sbaglio, quindi sì, abbiamo tutto il tempo per fare un ulteriore richiamo di preparazione per isolare il gruppo. Per questo bisogna chiuderla col Teramo, non attendere con la Cavese ultima in classifica, spacciata, attenzione, il calcio ci ha insegnato
insegnato, e forse non l'ha insegnato a qualcun altro che ieri sera se n'è uscito con qualche idea malsana della Superlega, che il calcio è imprevedibile, è bello proprio perché è imprevedibile, dove l'ultima in classifica può battere la prima, può avere degli stimoli per andare in campo e battere la prima, battere la seconda, quindi noi non dobbiamo rischiare come di arrivare nel poker, c'è sempre quel minimo che può battere il risultato massimo. Dobbiamo arrivare all'ultima partita, ma dobbiamo chiuderla la prossima col Teramo. Quindi questo è fondamentale. Credo proprio di sì, anche per dare un segnale, e soprattutto la squadra, dopo le parole di mister Braglia, dopo la partita con la Vibonese, la squadra deve dare quel piglio, come Simone ha dato con il Bari, che è scesa in campo determinato. Ma soprattutto perché se vinciamo con il Teramo possono entrare in campo con la Cavese le seconde linee. Sì, possono respirare e possono anche avere la possibilità, chi non ha avuto finora il minutaggio giusto, di mettersi in mostra per i playoff. Di mettersi in mostra, ma anche insomma abituarsi alla pressione, al campo, perché diciamocelo chiaro, l'Avellino non è che non ha una rosa competitiva, è che Braglia ha usato sempre gli stessi, non ha fatto tanto turnover, quindi non ha dato nemmeno la possibilità ad alcuni calciatori magari di entrare mano a mano nel tessuto della squadra. Tu fai il mister, e quindi sai benissimo, anche tu fai più o meno la stessa cosa, cioè tu mandi in campo i migliori. Evidentemente Braglia si fida di quelli che ha mandato in campo più degli altri e non ha voluto rischiare, anche perché diciamo a lui non verità, piace il turnover. Non c'era, sì, è legato un po' a una vecchia metodologia di allenare, diversa da quella che forse si fa oggi, ma ha dato comunque nella sua carriera, ha dato i suoi frutti. I risultati gli danno ragione, sì, indubbiamente, però noi comunque siamo preoccupati perché siamo arrivati a questo punto dopo che non ci speravamo, nessuno forse sperava che l'Avellino si sia classificato super secondo in questo campionato, però ci siamo e a questo punto vogliamo... No, anche perché sarebbe un peccato, il Bari ha perso il terreno anche con il Palermo, farci rimontare dal Catanzaro sarebbe veramente un peccato. Un pronostico per quello che riguarda Avellino Teramo, tu le hai azzeccate molte volte. 2-1. 2-1 per l'Avellino. Per quello che riguarda le squadre del girone B, non sappiamo ancora chi incontreremo, perché nel girone B Perugia 73, Padova 73, Sud Tirol 71, quindi c'è ancora tutto fuori. Lo stesso nel girone A, dove Como e Alessandria sono a 69 e 68 punti, quindi noi non sappiamo ancora ad oggi chi probabilmente troveremo davanti. Pensi che la qualità sia maggiore a quella del girone C delle squadre di BA? Statisticamente negli anni il girone A, soprattutto il girone B, hanno dato sempre formazioni tecnicamente più in forma, più piazzate meglio, costruite meglio rispetto a quelle del girone C, però questo non ci deve spaventare. Mi hai elencato tutte piazze che hanno storia tranne il Sud Tirol, ma il Sud Tirol, attenzione, che sono anni che è lì sopra e fa i playoff, quindi sono tutte formazioni da guardare con rispetto, ma non aver paura di nessuno. Saluti anche a Giovanni Evangelista, Fabio Mollica, Lello Coppola e Giancarmine Ricciardi, forza lupi ragazzi, stringiamoci intorno all'Avellino. Andiamo a un'altra cosa, un'altra notizia che ha fatto sensazione questa notte, quella Super League, che insomma non è una notizia tanto bella per il calcio, soprattutto in questo momento. Posso dire una cosa in avellinese? Sì. Il comunicato l'avrebbero dovuto chiamare Super Stordi. Permettimi di usare questo termine tipico avellinese, perché chi ha pensato quella cosa è veramente stordo. Cioè praticamente noi parliamo di calcio, il gioco del calcio, l'ho detto prima, il bello del calcio è proprio quello, dare la possibilità a chiunque, e mi fa specie che sei club inglesi dove ancora ad oggi possiamo vedere squadre di quarta serie giocare con squadre di Premier League si permettono di portare avanti questa Superlega che non ha niente a che vedere con il calcio. Io capisco che da quando le società gli è stata data la possibilità di quotarsi in borsa, quando il business ha superato certi livelli, sono aziende, ho capito perfettamente, ma se tu fai parte di federazioni nazionali e internazionali, tu non puoi
stando sempre in quelle stesse federazioni, pensare di crearti un torneo per fatti tuoi, come se fosse il torneo dell'amicizia. Non è così. Le stesse squadre di cui stiamo parlando hanno vinto con la UEFA la Champions, la Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe, quindi vanno a sminuire anche questi grandi successi. No, ma tu sei... con la UEFA la Champions, la Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe, quindi vanno a sminuire anche questi grandi successi. No, ma tu sei sentito Andrea Agnelli cosa ha detto? Io credo che se ci fosse stato il nonno non sarebbe stato sicuramente d'accordo con le scelte del nipote. Ha detto: noi fin quando poi non partirà al 100%, noi continuiamo nel campionato, continuiamo nelle competizioni europee. È come se fosse che ci stesse facendo un favore. Io credo invece che si è perso di vista la cosa più importante. Le squadre, è pur vero che hanno una proprietà, hanno una dirigenza, ma principalmente sono rappresentanti di tifosi, di tifosi. Comunque Inghilterra, Francia, il presidente del Parlamento europeo che è italiano, si sono schierati apertamente con la UEFA. L'Inghilterra addirittura punirà le squadre che aderiranno. Ma io penso che lo deve fare anche l'Italia. Sull'unica cosa però, attenzione, ho visto che i tifosi inglesi hanno già preso posizioni, soprattutto i tifosi di quelle sei squadre che hanno deciso di fare la Superlega. Correggetemi se sbaglio, io non ho visto ad oggi, in questo momento, fino ad ora, proprio darsi che mi sbaglio, ripeto, tifoserie delle tre italiane, delle tre spagnole che abbiano preso distanza da questa decisione delle proprie società. Vabbè, adesso gli stadi sono vuoti, non possono nemmeno fare. Ma in Inghilterra hanno fatto anche dimostrazioni, ma si possono fare anche dei comunicati stampi, cioè se tipo gli ultras della Juventus, dell'Inter, del Milan possono dare le loro, però credimi, può darsi pure che l'abbiano fatto in questi minuti o qualche ora fa e non ne sono a conoscenza, ma se non l'hanno fatto è molto grave. Tornando all'Avellino, 2-0, ma comunque abbiamo preso il secondo gol su un contropiede, ma abbiamo anche sfiorato il gol e con Andrea Enrico. Il piacere più grande è stato rivederlo in campo dopo tutte le sue sofferenze, lo salutiamo da questa piattaforma. Ci conti su Andrea Enrico come tifoso? Potrebbe essere l'arma in più nei playoff per scompaginare le difese avversarie e cercare di agguantare questa Serie B che servirebbe all'Avellino come il pane. E potrebbe nascere quel 3-4-1-2 che era un poco nei piani di Braglia, con Enrico appunto dietro le due punte. Sì, e credo, come hai detto tu, siccome dalla partita col Teramo è la prima dei playoff, che passeranno parecchi giorni, io credo che Braglia proverà proprio questo modulo per cercare di affrontare i playoff con, veramente in modo da poterli vincere. Anche perché è una roulette. Quel poco che ha giocato ci ha fatto vedere, insomma, che ha personalità. Ma se il mister lo punzecchiava, se ti ricordi quando venni l'altra volta, ne parlammo già, è perché quando un allenatore punzecchia un giocatore vuol dire che ci vede qualcosa di buono. Sarebbe stato bello un gol di Enrico sotto tutti gli aspetti, perché avremmo pareggiato la partita e perché dopo tutta quella sofferenza sarebbe stata una gioia davvero immensa per il ragazzo. Certo, un po' come il gol di Fella col Bari. Un attaccante quando fa gol, e soprattutto quando li fa dopo tanti problemi, dopo tante vicissitudini, vale il doppio per lui, ma vale il doppio per la squadra, perché da quel momento in poi darà molto molto di più. Dunque, ritornando al Bellizzi, allora bisogna essere ottimisti. Comunque il Bellizzi c'è in prima linea. Il primo aprile ho visto il pesce di aprile che ti hanno fatto i ragazzi, sì, dietro, sì, dei Concilis, che lo salutiamo, che appunto Aldo Feoli pure aveva scritto: il Bellizzi non si iscriverà al campionato. No, il Bellizzi si iscriverà al campionato, vedremo a quale campionato, ma l'importante è che il Bellizzi ci sarà. Abbiamo bei progetti. Tornerà Juarito al Brasile, ti occuperai, sì, del settore giovanile. Luca Di Rienzo sarà il mister della squadra, confermatissimo, e cercheremo di... sarà bellissimo tornare in campo. Io tutti i giorni penso a questa cosa. Quando salutiamo anche i tifosi, Luca Rubicondo, sì, il capoltale. Spesso mi sento con Luca Rubicondo. E torniamo al fatto di prima: io faccio il presidente di una società, ma un confronto con i tifosi, soprattutto quando poi si prendono e si devono prendere delle decisioni, ci vuole sempre, nell'autonomia di una società, ma nel rispetto dei tifosi. Ebbene, con l'augurio che il Bellizzi
si iscriva, ricomincia il campionato e faccia sempre cose egregie. Noi chiudiamo anche questa trasmissione. Ci risentiamo lunedì prossimo, sperando di poter parlare di una vittoria e di un 2-1 per l'Avellino, quindi dei playoff come seconda classificata. Amici e amiche dell'Avellino, a risentirci lunedì. Buonasera. Buonasera. Radio Notte Stereo. Radio Notte Stereo. A mente fredda. Commenti sulla partita dell'Avellino.